Tu sei felice solamente per merito mio. Immaginatevi che merda che si è sentita l'attrice in quel momento. Non voleva che avesse nessuna relazione di nessun tipo, nemmeno guardare negli occhi un'altra tizia perché era troppo gelosa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video in cui vorrei parlare di un nuovo scandalo, questa volta che è successo in Corea, ma che c'ha un che di assurdo. Non so se ne avete sentito parlare, questo scandalo è chiamato lo Skinship Scandal. In realtà è uno scandalo di qualche settimana fa, ma ho visto che nessuno ne ha parlato in Italia e siccome è una cosa talmente assurda che in Italia o in generale in Europa non penso che sarebbe mai concepibile una cosa del genere, almeno spero, mi auguro, vorrei sapere che cosa ne pensate anche voi. Questo scandalo coinvolge questa attrice che è una cantante che è diventata un'attrice, insomma un po' tutto lei, un po' come è solito fare comunque in realtà anche in Giappone, spesso ci sono delle cantanti che si riscoprono attrici. È molto famosa per essere terra terra, molto gentile, super professionale, eccetera eccetera. Oltre a lei però c'è un altro uomo che è inserito in questo scandalo, che è lui. Se devo essere sincero non avevo mai sentito nulla riguardo di questo attore, non sapevo neanche chi fosse, non so se voi già lo conoscevate, e in ogni caso è un attore coreano. E praticamente in questo dramma i due dovevano avere una specie di storia d'amore, tuttavia così non è stato possibile perché tutte le scene che hanno fatto, diciamo che c'erano una serie di clausole che l'attore ha messo per poter girare determinate scene, perché praticamente l'attore ha chiesto al regista che venissero rimosse qualsiasi scena un pochino love tra lui e la sua coprotagonista. A me sembra impossibile che un attore possa chiedere una cosa del genere a un regista, e tra l'altro mi sembra ancora più assurdo che il regista abbia consentito a ciò. Immaginatevi un attore che dice a una regia: per favore cambia queste scene perché non voglio toccare la coprotagonista. Meno male che non eravamo sul film 50 sfumature di grigio, altrimenti penso che il film avrebbe preso una piega ben diversa. C'erano delle scene in cui dovevano toccarsi le mani, in cui praticamente hanno preso gli shot da determinate angolazioni che sembrava che si toccassero, ma in realtà non si toccavano assolutamente le mani. Non so per quale motivo, ma il regista sembra aver acconsentito a queste richieste assurde che ha fatto Kim. C'è anche una scena in cui addirittura i due dovevano sposarsi, e la cosa divertente è che non si danno nemmeno la mano quando stanno andando all'altare. Cioè, guardate la scena, ditemi se non è un po' cringe. C'è anche stata una conferenza stampa e i fotografi gli hanno chiesto di fare una posa un pochino, diciamo, dolce. Lei si è avvicinata a lui e guardate la sua reazione. Immaginatevi che merda che si è sentita l'attrice in quel momento, cioè sei davanti a tutti i fotografi e sto tipo praticamente si scansa e fa la faccia schifata così. In quel momento lui ha detto, a risposta ai paparazzi, che lui si stava comportando in quel modo non perché avesse avuto una brutta giornata, ma perché voleva restare, diciamo, nel suo personaggio. E quindi era per quello che era così serioso e sembrava scontroso. E la gente se l'è bevuta e non ci ha guardato dentro troppo in questa storia. Tuttavia, recentemente abbiamo scoperto che cosa è veramente successo durante le riprese di quel telefilm. La persona che c'era dietro a tutto quello che era successo era quest'altra attrice qui. Sembra che qualcuno abbia praticamente leakato la loro conversazione, e da queste conversazioni praticamente l'attrice se ne esce come una manipolatrice e come una che vuole controllare il suo uomo, perché leggete qua e ditemi voi: puoi toccare solamente la mia mano, mi raccomando comportati in modo molto freddo e cambia lo script. Oppure altre conversazioni dicono: stai recitando bene? Sì, certamente, non ho guardato negli occhi nessun'altra donna. Ho anche chiesto al regista di eliminare tutte le scene romantiche. Come hai salutato lo staff? Non li ho nemmeno salutati. Non devi salutare lo staff. Se ti salutano loro prima, puoi rispondere in modo freddo. E tra l'altro in più occasioni gli ha richiesto delle foto e dei video di che cosa stesse facendo in quel momento, perché voleva delle prove che lui non stesse guardando nessun'altra tizia, sostanzialmente. Sono super incazzata in questo momento. Mandami un video che mi dimostra che cosa stai facendo in questo momento. E lui le risponde: sto soltanto guardando il copione, non sto facendo nessun'altra cosa. E poi Yejil gli ha anche scritto sta frase che ha un che di torbido: tu sei felice solamente per merito mio, quindi fammi ancora più felice. Quindi capite come questa Yejin praticamente non è che gli ha chiesto soltanto di cambiare il copione di questo telefilm perché non avesse nessuna scena romantica con la sua co-star, non voleva che avesse nessuna relazione di nessun tipo, nemmeno guardare negli occhi un'altra tizia perché era troppo gelosa. Io non lo so se funziona come in Giappone, in Corea, però da quello che ho sentito, visto in giro, comunque mi sembra che sia così, che se tu ti comporti male sul set una volta, poi nessuno vorrà più lavorare con te, quindi praticamente questa
tizia, oltre a controllare l'intera sua vita, praticamente lo sta condannando a fallire come attore sostanzialmente. Tra l'altro anche lo staff ha detto che, nel senso, il regista era molto scocciato del fatto che dovesse cambiare tutte queste scene ogni volta che Kim gli chiedeva di cambiare una determinata scena al regista, e anche la sua co-star ha detto che era veramente difficile e snervante lavorare con lui sul set. E tra l'altro immaginatevi che ogni volta che avevano una specie di contatto di qualche tipo, era vicino all'altra attrice, lui andava subito a lavarsi le mani. Non lo so perché, ma mi ricorda questa scena di Twilight. Ye Ji è al centro di un sacco di polemiche in questo momento. Io non lo so, questa è in realtà una notizia di qualche settimana fa, però non mi sembra, dalle notizie che ho letto, che la cosa si sia evoluta. Se qualcuno ha informazioni più up to date su questa faccenda, me le scriva qui sotto. Ci premetto a dire che comunque tutte queste cose che vi ho detto potrebbero anche essere soltanto dei pettegolezzi, e tutte queste conversazioni che sono state, diciamo, rese pubbliche potrebbero essere solamente anche l'operazione di magari qualcuno che odiava questa attrice. Tuttavia un sacco di persone sono andate ad indagare sugli ex che questa Ye Ji stava frequentando precedentemente a questo tizio. Altro, questa attrice sembra anche che avesse avuto una relazione anche con quest'attore qui. E immaginatevi che loro due comunque erano insieme prima che iniziassero a collaborare a un telefilm. Tra l'altro lei si è messa con questo ragazzo, è entrata nella sua agenzia e poi si è mollata con lui, si è fidanzata invece con suo cugino che era il capo dell'agenzia, e poi hanno iniziato a fare un telefilm assieme. Mamma mia che storia complicata, c'ho già il mal di testa. Un sacco di persone in ogni caso che hanno lavorato con questa attrice hanno detto che questa ragazza avesse un atteggiamento molto maleducato e fosse veramente difficile lavorare con lei. Ogni tanto magari quando c'erano quelli del catering, magari che portavano cibo eccetera, li malediva eccetera eccetera, se era di cattivo umore, e che tra l'altro gli diceva che se per caso avessero detto come si comportava sul set avrebbe fatto in modo che non lavorassero più nel mondo dell'intrattenimento. In ogni caso l'agenzia di questa ragazza ha detto che non era solo Ye Ji che si comportava così con lui, ma in realtà anche lo stesso Kay aveva chiesto a lei di cambiare tutte le scene di un telefilm di cui faceva parte lei, quindi in realtà era questa specie di relazione tossica tra i due, che erano tutti e due super gelosi, super controllatori, e che praticamente non volevano che ci fossero intrallazzi con nessun'altra persona. Io non lo so, però secondo me è un po' come quando hai un uccellino e lo tieni in gabbia, cioè... nel senso, e va bene per un canarino eccetera, però ho capito che non riesco a capire, cioè devi, secondo me, se due sono innamorati devi lasciare la gabbia aperta. Se vuole volare via, volerà via, però se è innamorato di te e ci crede veramente rimarrà in quella gabbia, cioè, che poi chiamarla gabbia è brutta, però avete capito quello che voglio dire. Non lo so, trovo assurdo, perché secondo me, cioè, mettere tutti questi limiti secondo me non aiuta l'amore e si trasforma in questa relazione tossica. Adesso non so se questo è il caso, magari loro hanno una relazione diversa, però ascoltando questa storia da fuori mi ha dato assolutamente questa impressione. Ditemi anche voi che cosa ne pensate. In ogni caso, la cosa che assolutamente è inaccettabile è il fatto che comunque loro dovrebbero essere degli attori professionisti e dovrebbero comportarsi in modo professionale, e non è giusto che diciamo manifestino questi loro atteggiamenti maleducati e davvero scortesi nei confronti delle altre persone, magari dello staff che stanno lavorando seriamente. Questo è il mio pensiero. Ma quello che mi chiedo io è come puoi fare l'attore se hai un controparte che continua a criticare ogni tua mossa, ogni tua azione. Cioè è veramente assurdo, non puoi comportarti in modo professionale. Sono sicuro che ci sono un sacco di persone che rinuncerebbero alla loro carriera per amore. Personalmente io non credo che riuscirei a stare con una persona così, cioè preferirei qualcuno che accettasse quello che faccio e che cercasse di sostenermi in quello che voglio fare, come io vorrei sostenere l'altra persona in qualsiasi sua scelta lavorativa o meno. Cioè, questa è la mia opinione, ragazzi. Ditemi anche voi che cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!